Bentornati su RetroPlay, questa volta giochiamo a Io, un gioco della Firebird, se non erro del 1987. È un gioco molto bello, a parte questa schermata che è fatta da un altro artista, però il gioco all'interno c'è la grafica fatta da Bob Stevenson, che è uno dei più grandi artisti per quanto riguarda la grafica del Commodore 64, e infatti Io è uno dei giochi più belli graficamente mai usciti su Commodore 64. Un gioco veramente stupendo, ragazzi. È veramente anche difficile. Come avrete capito, si tratta di un gioco sparatutto, un gioco di astronavi, e la scritta Io non è solo I, non vuol dire io so io, no, no. Io, tu e i, noi, voi, no. Semplicemente Io è una delle lune di Giove, per chi non lo sapesse il nome di una delle lune di Giove. Ma attenzione, perché è anche una sigla, perché Io in questo gioco sta per Into Oblivion, che vuol dire nell'oblio. Sarebbe quando, vabbè, avete capito, insomma, si capisce che è un gioco talmente difficile che appunto uno quando subentra in questo gioco entra nell'oblio praticamente. Allora, e adesso vediamo questa è la schermata della prima edizione, quella della Firebird. Adesso vediamo la schermata della seconda edizione, ovvero la versione economica. Adesso andiamo a vedere. Ecco, e questa è la schermata della riedizione, della seconda edizione della Zeppelin Games, quando uscì in versione economica. E costava meno, ovviamente, la cassetta, la confezione era più piccola. E a proposito di confezione, adesso andiamo a vedere anche la confezione del gioco originale della prima edizione Firebird. Questa qui è la copertina originale, ovviamente. Vediamo sia il fronte sulla destra che il retro sulla sinistra, e come vediamo la copertina non è artisticamente non è sto granché, però il gioco è molto bello. Già vediamo le schermate sulla sinistra, cerchiamo di fare un po' di zoom, vediamo di zoomare, eccolo qui, stiamo zoomando, zoomiamo ancora di più, eccolo qui, zoomiamo, zoomiamo, scusate per le... come abbiamo un po' sfocato, però si vedono due dei boss, quello in alto dovrebbe essere il boss finale del gioco, c'è anche una ruota di sfere simile a quella di R-Type, poi sotto c'è il serpentone simile a quello del secondo livello di R-Type, e al centro c'è un teschiazzo che è il boss credo del secondo livello se non erro. E adesso andremo a vedere il gioco vero e proprio, Into Oblivion, gioco veramente bellissimo e difficilissimo, che giustamente prende un po' spunto da R-Type, ma poi è completamente diverso ed è veramente stupendo, ragazzi. Ed eccoci al gioco della Kinetic Design, anno 1987. Guardate già la cura nei chiaroscuri nella grafica. Ovviamente poi sul televisore faceva ancora più impressione, perché voi dovete sapere che sul tubo catodico, sui vecchi televisori, la grafica Commodore era un po' più, appariva un po' più sfumata, i pixel si notavano di meno, i passaggi tra un colore e l'altro erano più sfumati, quindi la grafica appariva ancora più bella di come la vedete adesso, ovviamente. Andiamo a giocare, vediamo un po' se riesco. Devo cambiare porta joystick, ragazzi. Ok, eccoci qua. Figata, avete visto l'astronave madre che ci molla. Attenzione, qua è difficilissimo sto gioco, ragazzi. Io mi ricordo all'epoca morivo proprio tantissimo a sto gioco. Ecco, allora il power up, se lo prendiamo così nudo e crudo, diventa una smart bomba. Se invece gli spariamo, diventa un potenziamento dello sparo. Adesso ad esempio possiamo sparare un po' più spesso, se non erro. Mamma mia, è difficile sto gioco, attenzione! Guardate come ci siamo. Oh, già sto andando piuttosto bene, perché ricordo quando ero piccolo non ero così bravo, eh. Raramente arrivavo. No, mamma mia, ci ha fatto il liscio proprio. Attenzione, è difficilissimo sto pezzo, attenzione. Cerchiamo di prendere altro power up. Allora qua. Penso che dobbiamo sparare a questo coso. Ecco, ci ha proprio investito totalmente. Allora, riproviamo, riproviamo. Ci abbiamo meno sparo purtroppo. Vedete che adesso sparo un solo proiettile alla volta, purtroppo. Porca vacca, quanto è tosto sto gioco. Però, come vedete, anche i pattern dei nemici sono studiati incredibilmente bene. Oh, abbiamo distrutto il laserone. Ottimo. Ora mi metto su perché mi ricordo che. No, attenzione, attenzione! Mamma mia, quanto è difficile sto gioco, ragazzi, non ve lo immaginate quanto è difficile. No, forse un'idea guardando questo gameplay ve la state facendo, ma è un gioco veramente difficilissimo, ragazzi. Veramente difficile. No, attenzione.
Oh, sono morto pure io, porca vacca. Ultima vita, no, game over. Allora, questo che vedete sullo sfondo è il secondo livello. Ah no, quindi il teschiazzo è il boss del primo livello. Il secondo livello non mi ricordo che c'è come boss, ma qualcosa di organico, mi pare. No, ci hanno ammazzato. Hai visto gli effetti di luce su questi dischi? Su questi dischi rotanti c'è questo effetto di luce veramente bellissimo. Infatti la grafica di questo gioco, come già detto, è di Bob Stevenson, che è uno dei più grandi artisti del Commodore 64. Vediamo che anche il fondale ricorda molto Artap. Vedete questo fondale, questo pavimento meccanico? È proprio preso di peso dal primo Artype, ragazzi. È proprio un omaggio palese. Però questo gioco è molto diverso, è molto più difficile, è molto più tecnico. È molto più porca vacca, è molto più porca vacca. Ho detto giusto, perché vuol dire che ti fa smadonnare in una maniera veramente esagerata. No, quanto cacchio è difficile sto gioco, ragazzi, veramente. Nella prima partita sono stato fortunato, allora, eh. Oh, mamma mia, allora, vediamo un po' di prendo il power up. Oh, c'è un po' più di sparo adesso, almeno vedi, posso sparare due proiettili assieme, mentre invece prima era uno solo. Andiamo qua così adesso posso sparare tre proiettili assieme, già si comincia a ragionare, ragazzi. Vediamo il prossimo power-up se mi darà magari un proiettilino in più da sparare contemporaneamente a questo. Io spero di sì, perché non me lo ricordo i power-up adesso. No, il missilotto nel culo, proprio sparato, mannaggia. Facciamo un ultimo tentativo e poi ce ne andiamo, perché sto gioco veramente, se no, mi fa bestemmiare, ragazzi. Mi fa tirare certi improperi che non si possono dire su YouTube. No, in realtà su YouTube, volendo, uno può dire quello che gli pare, come dice un certo Lions. Non so se avete presente Lions, non dico il nome vero, però si fa chiamare anche Lions TV. Tipo Lions TV, non lo so. Comunque, è un ragazzo intelligente, è un bravo youtuber, però deve metterci la bestemmia, perché così i ragazzini fanno: ah, ha bestemmiato, guarda, ah. E si divertono, i bambini piccoli si divertono a sentire lui che dice le bestemmie, ragazzi. Le bestemmie non sono una cosa divertente, sono semplicemente una cosa che va a offendere chi ha un sentimento religioso. Io non sono religioso, non sono assolutamente religioso, però io rispetto il prossimo, e bestemmiare è irrispettoso, è offensivo verso una persona che crede che ha una fede. Quindi, ragazzi, bestemmiare è semplicemente un segno di inciviltà e di stupidità. Questo è. Anche perché se tu, mettiamo caso che sei in una stanza piena di gente, no? E tu spari un bestemmione, ovviamente c'è chi si infastidisce, e quella persona lì, se magari 5 minuti dopo in quella stanza c'è un incendio e quella persona lì potrebbe salvarti la vita, dopo che tu hai sparato il bestemmione e quella persona si è offesa perché magari è religiosa, quella persona lì la vita non te la salverà più. E quindi capite che bestemmiare non è semplicemente irrispettoso, è anche stupido, perché ti va ad inimicare delle persone che poi potrebbero in realtà essere positive per te. Va bene, ci vediamo al prossimo episodio di Retroplay. Questo era Io Into Oblivion della Firebird del 1987, con la grafica bellissima di Bob Stevenson. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, ragazzi.